Il nostro portiere sta andando con le femmine. Ma troppo fatto con la rete con la moda con Pollino. Ho detto poi che bisogna girare la bandiera. Sì, con le ruai. Vai, vai, vai. Ma bravo!
Allora, siamo qui al campo Boschetto, è finita la partita degli allievi del Castrum Bianelli, purtroppo non bene per il Castrum Bianelli allievi, è finita 4-3 a favore del Futsal Paterno. Abbiamo qua il mister Caputo. Mister, quello che si è visto da fuori è il primo tempo, la squadra ha troppe distrazioni e troppi errori, il secondo tempo nulla da dire. È un grande Pan Bianco con 3 gol, giusto? È giusto, però non sono bastate perché troppa ingenuità abbiamo fatto, abbiamo regalato 4 gol, beh, dico 3, proprio diciamo che l'abbiamo regalati. Quando regali 3 gol all'avversario è chiaro che e tu e la, oggi non ho visto un avversario che ci ha messo, che era superiore a noi, un avversario che ce la potevamo giocare benissimo, però abbiamo fatto troppa ingenuità, dobbiamo lavorare molto sulle ingenuità che abbiamo fatto e dobbiamo prendere coscienza che il gruppo è questo, la squadra si deve concentrare di più, deve essere più concentrata, oggi era l'esordio, i ragazzi erano molto molto tesi, io vi ho detto prima questa è la tensione, così è andata, troppa tensione, è vero. E comunque il primo tempo i ragazzi sono stati un pochettino distratti, forse perché alcuni erano la prima volta che entravano in un campo da calcio, lo dobbiamo dire questo, giusto? Sì, sicuramente, alcuni ragazzi era la prima volta che fanno una partita, quindi l'esordio a giocare già una partita di campionato già è una cosa difficile, molto tensione. Quindi. Ok, quindi adesso subito in settimana li metterà sotto, allenamento duro, vero? Dobbiamo lavorare perché oggi io penso che una partita di questo non si può perdere, per questo sono molto amareggiato. E sono amareggiato su un altro punto di vista, che non c'è, io la partita la volevo pure assolutamente, la voglio dare all'avversario l'augurio della vittoria, però gliela voglio dare perché la mia squadra fino all'ultimo secondo ha dato grande determinazione, voglio dire, quella rabbia e quella manca un po' di quella rabbia agonistica, quella rabbia che l'ultimo secondo, l'ultimo minuto ci dobbiamo credere, buttare la palla per cercare in tutti i modi il pareggio, invece non l'abbiamo fatto. Ma sì, mister, alla fine l'importante è che i ragazzi si siano divertiti e ci siamo divertiti noi tutti. Ringraziamo il mister Caputo e alla prossima. Grazie, mister. Grazie a voi.